Un anno dopo l'invasione dell'Ucraina il mondo è diventato incredibilmente complicato. Noi cerchiamo di spiegarlo ogni mese con Scenari, che è il nostro mensile di geopolitica, e adesso abbiamo pensato di fare anche un evento dal vivo in cui interverranno esperti, politologi, protagonisti della discussione internazionale, sia italiani sia internazionali, ministri e parlamentari di altri paesi. Tutto questo lo faremo a Pesaro, grazie all'invito del sindaco Matteo Ricci, e ci piace l'idea di farlo lì perché mette insieme il globale e il locale, perché le grandi questioni internazionali colpiscono tutti, ci riguardano tutti, quindi è bene studiarle, capirle, discutere. Lo faremo anche con studenti da tutta Italia che ci raggiungeranno. Scenari Festival dal 24 al 26 di febbraio, è il primo festival, la prima edizione, diciamo, di questo festival del giornale Il Domani. Ci è piaciuta la formula di interviste, sono quasi 30 appuntamenti in 3 giorni, interviste da 45 minuti, più o meno un quarto d'ora di tempo per riprendersi e passare al tema successivo, che dialogherà anche con la cultura, dal punto di vista anche dello spettacolo dal vivo, quindi saranno giorni anche di spettacoli, di monologhi e di momenti teatrali. Penso che appunto avere un momento di riflessione più approfondita con personaggi di alto profilo accademico e anche con esperienza politica sia molto importante, ecco, perché permette di approfondire alcuni temi che normalmente invece i giovani magari colgono, ma delle pillole, e quindi spesso non hanno gli strumenti per poter essere approfonditi.